Ma sicuramente per come si era messa è andata bene, è venuto fuori il cuore dei ragazzi che ci abbiamo sempre creduto fino alla fine, perché se perdevamo quella partita non oso immaginare come saremmo stati adesso. Invece siamo riusciti a ribaltarla e per fortuna grazie al gruppo, e bisogna essere trovati, siamo trovati pronti tutti a entrare, quindi l'abbiamo ribaltata. Siamo stati fortunati ma anche bravi. Ma sicuramente il mister ci ha messo sotto con gli allenamenti e anche durante la quarantena noi ragazzi non abbiamo lasciato nulla al caso, che ci siamo allenati, ci siamo fatti trovare pronti alla ripresa degli allenamenti col mister. E poi il mister ci ha messo del suo facendosi allenare sempre al massimo. Ma noi dobbiamo ragionare partita per partita. Adesso c'è il Chievo, dobbiamo andare a Verona a fare un risultato positivo senza pensare alle altre partite, alle altre squadre, quello che fanno. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, che più punti facciamo, il sogno è raggiungibile. Però per adesso dobbiamo ragionare partita per partita senza vedere più in là. Ma non lo so, noi andremo a Verona sicuramente a giocarci la nostra partita, che in questo stato di forma che siamo adesso siamo messi bene, perché come dicevi te siamo da terzo posto nelle ultime quattro partite, quindi andiamo là, ce la giochiamo viso aperto seguendo il mister durante la settimana cosa ci farà vedere, che tattica usare, e speriamo bene.